Benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Aveva nascosto 13 dosi di cocaina in un boschetto. Vediamo il servizio. Dalla Terina d'Arezzo ogni giorno per spacciare, giovane valdarnese formalmente residente all'estero arrestato dalla squadra mobile, dopo essere stato trovato in possesso di 300 dosi di cocaina del valore sul mercato di 20.000 euro. Secondo quanto riferito in una nota, l'uomo messo sotto osservazione dopo una segnalazione, ogni giorno si muoveva da casa con un'auto presa a noleggio, per poi rincasare in tarda serata o in nottata. Prima di raggiungere l'abitazione, però, il giovane effettuava delle soste in una zona boschiva, situata nelle adiacenze di una stradina isolata che portava al suo domicilio. Qui, a seguito di servizi di appostamento in orari serali ed anche notturni, è stato notato mentre scavava in determinati punti, sotterrando ed estraendo un non meglio precisato materiale. Seguito da casa fino ad Arezzo, l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un cliente e trovato in possesso di 25 dosi. Nel boschetto, invece, in seguito ad un controllo, sono state trovate 300 dosi di cocaina, alcune delle quali da circa 1 grammo ed altre da 5 grammi, tutte confezionate alla stessa maniera di quelle in precedenza cedute, oltre a 2 bilancini di precisione. All'interno dell'abitazione non vi era nessuna traccia di stupefacente. L'uomo è stato arrestato. Un discorso incisivo e toccante, quello del colonnello Lovito alla festa della Guardia di Finanza. Per lui è stata l'ultima, infatti lascerà per raggiungere Roma. La festa della finanza, come sempre, è il momento per fare i bilanci. Per lei quest'anno anche un bilancio per Arezzo definitivo perché lascia il comando qui di Arezzo. Sì, in effetti, chiudo un bilancio qui a questa sede, ne aprirò un altro nella capitale, laddove sono destinato. Per quanto riguarda Arezzo, è un bellissimo momento, 249 anni di vita del corpo, veramente sono da festeggiare con grande gioia. Qui ad Arezzo, insieme a tutte le autorità intervenute, a partire dal prefetto e tutte le autorità che ci hanno onorato con la loro presenza. È un bilancio per la Guardia di Finanza molto importante. Abbiamo fatto molto in quest'ultimo periodo, nell'ultimo anno, con riferimento al settore della tutela delle entrate, numerosi interventi fiscali, grandi recuperi a tassazione e poi nel settore della tutela delle uscite, quello della spesa pubblica più propriamente detto. E siamo fortemente impegnati per quanto riguarda la vigilanza sui fondi del PNRR. È lì che stiamo ricercando diciamo, nuovi ambiti in cui poter operare al meglio e dare un supporto anche noi allo sviluppo del paese. Che giudizio dà però di Arezzo, di questo tessuto anche di evasione o microcriminalità? Beh, il giudizio che do sulla provincia di Arezzo è effettivamente positivo. Non avverto particolari segnali di pericolo difformi da quello che accade in altri contesti del territorio nazionale. La Guardia di Finanza c'è, presidia ogni ambito e diciamo, siamo pronti anche a collaborare. Come ho già detto nel mio discorso, siamo vicini anche alle amministrazioni locali per dare un supporto per quanto riguarda la vigilanza dei fondi delle PNRR. Chiamiamo in causa, avviciniamo le associazioni di categoria per tutelare i contribuenti onesti e per metterli fuori mercato. Dopo la vittoria della 143esima edizione del Saracino da parte del quartiere di Porta Sant'Andrea, è stato aggiornato l'Albo d'Oro della Giostra. 17 giugno 2023, con questa data è stato aggiornato l'Albo d'Oro, una data importante per il quartiere di Porta Sant'Andrea che segna la 38esima Lancia d'Oro. Assolutamente sì, poi oltre che la conquista della Lancia d'Oro, il ritorno alle vittorie, era 5 anni che il quartiere non tornava a vincere, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. L'iscrizione della vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea nell'Albo d'Oro della rievocazione cavalleresca all'interno del percorso espositivo I colori della giostra è stata affidata alla mano di Claudio Milesi. Ad arricchire l'evento la presenza di una delegazione di Signarezzi e del gruppo Musici che al ritmo di chiarine e tamburi ha scandito i momenti salienti. Dopo la vittoria ottenuta in Piazza Grande, il quartiere biancoverde è pronto per festeggiare. Sabato 24 abbiamo un cenino che abbiamo dovuto
dovuto chiudere a 400 persone per motivi organizzativi, dopodiché ci sarà il prossimo fine settimana il Te Deum di venerdì e il fioretto di andare a Cortona a piedi e poi la cena il 7, venerdì 7 luglio in piazza Sant'Agostino. E proprio sul fioretto che vedrà Maurizio Carboni, il capitano Andrea Gavagni, l'allenatore Martino Gianni e i giostratori Saverio Montini e Tommaso Marmorini andare a piedi da Arezzo a Cortona per rendere omaggio a Luca Signorelli, il rettore svela il momento in cui è stato deciso. Vanno fatti prima e noi l'abbiamo fatto esattamente mercoledì a mezzogiorno e mezzo. Riparte la campagna Te mi piaci poco contro le truffe agli anziani. Una campagna per sensibilizzare, no, soprattutto gli anziani che sono le vittime ideali delle truffe. Siamo al mercato, il luogo migliore per contattarli e spiegare loro che non si deve poi, no, dare un po' spazio a tutti. Sì, è una campagna che ha la sua seconda edizione, è una campagna mirata al contrasto alle truffe agli anziani, ma in realtà si rivolge un po' a tutti, perché sono comportamenti e consigli da tenere che valgono un po' per tutti, in particolare naturalmente per i soggetti che sono più fragili, che sono, diciamo, che possono essere coinvolti in questo tipo di truffe che puntano a una reazione emotiva, perché spesso vengono avvicinati e gli viene raccontato qualcosa di catastrofico su parenti stretti. Questa è una delle modalità, ma ce ne sono tante, quindi essere informati significa essere più sicuri. È una campagna che ha avuto successo e proprio per questa la rifacciamo, perché nel successo ha dato molti strumenti per codificare truffe che potevano maturare o che erano in via di maturazione, mettendo le persone in allarme, ma soprattutto creando un contesto di consapevolezza e quindi facendo due operazioni. La prima è che laddove succede ci sono gli strumenti per prevenire, la seconda è che questa è una città che diventando sicura diventa nemica, diciamo, astrattamente anche della possibile truffa, cioè qui i cittadini sono vigili, le forze dell'ordine insieme all'amministrazione sono presenti, l'informazione capillare, la presenza è forte, l'educazione civica è attenta e quindi, insomma, è un messaggio anche a chi è malintenzionato: Arezzo non è una città per voi. Domenica prossima, 25 giugno alle 21, in versione estiva nella terrazza all'aperto del Circolo Culturale Aurora in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, nuovo appuntamento del secondo ciclo delle Domeniche del Dialogo, incontri con pubblici di pratica filosofica a cura di Stefania Maggini. Tema di questa domenica, oggi quali diritti e quali doveri. Partecipa Tiziana Rubano, formatrice, coach e consulente filosofica di Torino. E adesso ci spostiamo a Cortona, inaugurazione nel pomeriggio di ieri per la mostra Signorelli 500, alla presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e del presidente Gianni. Una giornata storica per Cortona, la città di Luca Signorelli ha reso omaggio al grande artista con un progetto culturale che ha trovato il suo coronamento con l'apertura della mostra al MAEC, visibile fino all'8 di ottobre. Al taglio del nastro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. E vedere la città così orgogliosa di fare la mostra di Signorelli mi è sembrata un'occasione importante, con un turismo crescente per i luoghi e le città d'arte, e una mostra così importante diventa uno stimolo, quindi credo che la regione ne trarrà beneficio, nel senso che vai per Signorelli e vedi Cortona, vai ed è una mostra imperdibile, credo che nessuno di noi, non soltanto le persone che amano l'arte, ma anche quelle che vogliono essere impressionate dall'arte, vogliono essere meravigliate dall'arte, se c'è un autore che è in grado di meravigliare per la sua forza, per la sua genuinità, per la sua semplicità, anche legata al mondo contadino, è appunto Signorelli. Signorelli ama stupire e ama stupire però il popolo, e quindi è un autore che rivediamo e vediamo poi con quest'ordine come mai è stato visto, grazie all'amico Tom Henry, all'impegno del Comune. Luca Signorelli è uno dei protagonisti del Rinascimento, di grandissimo livello, cresciuto con Pier della Francesca alla sua bottega, che illustra con i suoi quadri e le sue opere da Firenze a Roma, dove collaborò e dipinse per la Cappella Sistina, ma poi Arezzo, Città di Castello. Questa sarà una mostra che lancia la Toscana, ma che trova la sua sede più naturale nel luogo in cui il protagonista del Rinascimento, Luca Signorelli, nacque, visse e trovò sempre il suo cordone ombelicale, la città di Cortona.
Paolo Hendel, Sabina Guzzanti, Luca Sommi, Marco Maisano, Saverio Tommasi e Pupo, questi gli ospiti dell'undicesima edizione dell'Arezzo Passioni Festival. Inizio con il botto per l'undicesima edizione del Passioni Festival. Sì, abbiamo un Passioni Festival che è l'undicesima edizione con tanti ospiti. Oggi abbiamo presentato con Pupo un po' tutto il programma. Ci saranno alcuni filoni importanti, sia il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani con tante iniziative, sia quella di Italo Calvino con tante collaborazioni di associazioni, realtà, percorsi e poi grandi ospiti in gran parte all'Arena Eden e in una parte anche alla Fortezza, da Luca Sommi a Paolo Hendel, a Pupo, a Marco Maisano, Saverio Tommasi, Sabina Guzzanti e tanti altri che trovate nel programma dei Passioni Festival. Ecco, la trovata con Pupo è qualcosa di straordinario, considerando che Pupo ormai è una realtà, è una star mondiale. Sì, avevamo da tempo in mente l'idea di coinvolgere Pupo all'interno del Passioni Festival e abbiamo voluto costruire una vera e propria serata dedicata, una serata d'onore ad Enzo, perché appunto ha una storia da raccontare e dentro questa storia ci sarà anche tanta musica, perché lui verrà con pianoforte, chitarra, per cui sarà una serata di racconto, ma sarà una serata anche di musica, di canzoni che Pupo regalerà ai presenti, e tutta la serata poi con un biglietto simbolico molto molto basso sarà dedicato poi al rilancio dell'attività dell'Eden. Questa mattina ci ha lasciati Clara Paggini, in Decembrini, la signora della Casa del Disco, lo storico negozio aretino che ha saputo condividere il proprio amore per la musica con le molteplici generazioni che l'hanno conosciuta e apprezzata. Alla famiglia la nostra vicinanza. Ed ora il consueto appuntamento con Camera di Commercio in forma. Le imprese commerciali e agricole che si trovano in una situazione di difficoltà, di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario, è attiva la piattaforma di composizione della crisi di impresa. Si tratta di una piattaforma online gestita dal sistema camerale in cui l'impresa può volontariamente attivare un procedimento che consiste nella nomina di un esperto che possa accompagnare l'impresa dopo la compilazione di un apposito test da cui si evidenzia la situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario, può accompagnarla verso il risanamento ed eventualmente anche verso un accordo con i creditori, i soggetti terzi interessati. La procedura è interamente online, è volontaria e ha costi assolutamente contenuti ed è assolutamente riservata. Per accedere alla piattaforma è possibile reperire il link sul sito della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Raggiungere i 90 anni non è da tutti e quando si giunge a quel traguardo è giusto festeggiarlo nel migliore dei modi. È il caso di Armando Riganelli, che proprio oggi festeggia le sue 90 candeline. Auguri ad Armando da parte delle figlie Patrizia, Franca e Cristina, dei nipoti, dei pronipoti e della consuocera. Agli auguri dei familiari si associano anche quelli dell'intero staff di Teletruria. E prima di chiudere un'occhiata a cosa succederà questa sera, subito dopo il TG Spunti e Spuntini Weekend, e a seguire dalle 23 in compagnia di Alessio. È tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.